Amici di Rosso Parma, siamo con Lucia Nibali, una Lucia Nibali che torna a Parma, ormai sei di casa. Sempre a Parma. Sì, ormai un po' sei, noi ti consideriamo un po' concittadina, devo dirti la verità. Sono le prime uscite all'indomani di una sentenza che a suo modo ha fatto giurisprudenza, è stata particolarmente seria. Sì, giusta, una sentenza giusta. Come la stai vivendo il post, diciamo, il post sentenza? Ma la sentenza in realtà adesso è pieno di impegni, no? Quindi questa uscita del libro, seguire la promozione, vedere anche l'effetto che ha sulle persone, quindi adesso in realtà sono concentrata su questo, la sentenza è già un po' un passato, quindi aspettiamo la seconda parte del processo, però nel frattempo facciamo cose edificanti. Senti Lucia, il libro è un libro molto intenso, gli ho dato una letta e devo dire che insomma qualche spunto di riflessione te lo porge. Tu con che quali spunti invece, tu di tuo, cosa volevi porgere? Ma io ho raccontato la mia storia in modo assolutamente sincero. È come aver svelato tutti i miei segreti, tutti i miei sentimenti, le mie emozioni positive, negative, le mie fragilità, quindi semplicemente era per far conoscere alla gente quello che io ho vissuto prima e dopo, per farmi conoscere. Lucia, tu non ho capito mai se consapevolmente o inconsapevolmente stai proponendo un nuovo modello femminile. Cioè un modello di donna che esce dallo schema che ti vuole vittima e si proietta nel ruolo della vincitrice. Anche adesso, insieme a questa intervista, tu sei già passata all'argomento 2. Io ti ho fatto un argomento che riguardava proprio la preistoria della tua vita, da certi punti di vista. È una scelta consapevole, fa parte del tuo carattere? Ma è involontaria, nel senso che io sono assolutamente me stessa. Non ricopro il ruolo della vittima, probabilmente perché non mi sento vittima, non mi piace neanche, non credo neanche che sia edificante, insomma, andare a piangere, non è una cosa che mi piace, che mi appartiene. Preferisco lanciare dei messaggi positivi, costruttivi, e anche di non solo speranza, ma anche comunque di gioia per la vita. Io sono così. C'è tutta una serie di donne, io ti seguo un po' su Twitter, sui social, si stanno aggregando intorno a te, stai cominciando a rappresentare qualcosa, un simbolo. Sì, veramente una cosa che mi colpisce moltissimo, ricevo continuamente, ancora oggi, mail, messaggi, lettere di donne che hanno vissuto, stanno vivendo purtroppo quello che ho vissuto io e siamo veramente in tante e vedo però che parlarne mi aiuta, dà uno spunto di riflessione, un appiglio per magari cambiare qualcosa dentro di loro, quindi è una cosa molto bella questa. Noi ti ringraziamo.